Oh capitano, mio capitano, il nostro viaggio tremendo è finito, la nave ha superato ogni tempesta, l'ambito premio è vinto, il porto è vicino, odo le campane, il popolo è esultante, gli occhi seguono la solida chiglia, l'audace altero vascello, ma cuore, 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 o rosse gocce sanguinanti sul ponte dove è disteso il mio capitano, caduto morto, freddato. O capitano, mio capitano, alzati, ascolta le campane, alzati, svetta per te la bandiera, trilla per te la tromba, per te i mazzi di fiori, le ghirlande coi nastri, le rive nere di folla, chiamano te le masse ondeggianti, i volti fissi, impazienti. Qua, capitano, padre amato, questo braccio sotto il tuo capo è un puro sogno che sul ponte cadesti morto, freddato. Ma non risponde il mio capitano, immobili e bianche le sue labbra. Mio padre non sente il mio braccio, non ha più polso e volere. La nave è ancorata, sana e salva, il viaggio è finito. Torna dal viaggio tremendo, col premio vinto, la nave. Rive, esultate, e voi squillate, campane. Io, con passo angosciato, cammino sul ponte, dove è disteso il mio capitano. Caduto morto, freddato. E questa è una famosissima, celeberrima poesia di un grande poeta americano, Walt Whitman. Walt Whitman è l'autore di Foglie d'erba, Leaves of Grass, pubblicato in diverse edizioni a partire dal 1855. Walt Whitman è stato il cantore della libertà e del sogno americano. Walt Whitman è nato nel 1819 ed è morto nel 1892. Ha influenzato generazioni di poeti in tutto il mondo, soprattutto in America, ma poi in tutto il mondo. L'essenza della sua poesia fu quella di mettere l'uomo al centro del mondo, rispetto alla percezione e alla comprensione delle cose e degli avvenimenti del mondo. Walt Whitman, di cui leggerò anche altre poesie, ci accompagnerà durante il prossimo 2019. E intanto buon intervallo a tutti e buon Natale a tutti.